anni 1996-2004. Anche la gestione della professoressa Rosa Gentilcore fu ricca di iniziative e di novità. Sotto la sua presidenza si sono avuti 3 diversi consigli di amministrazione perché il mandato durava 3 anni e le cariche sociali furono rinnovate nel 1999 e nel 2002. Alcune delle importanti attività furono svolte in continuità con le prologo precedenti. Fu continuata infatti la festa di primavera con la collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e con le scuole. Le iniziative di solidarietà, la funzione socializzatrice e di promozione turistica per valorizzare il territorio e i suoi prodotti. Continuarono la festa della donna e la festa di San Martino con le gare dei vini novelli e la degustazione dei prodotti tipici. Tra le novità invece noi segnaliamo arti, mestieri e giochi in occasione del 1° maggio, musica per la vita in collaborazione col coro del Roseto, la valorizzazione anche dell'olio con corsi di formazione in collaborazione con l'Umao e il Filo d'Olio, gara premi tra produttori di olio. Ci furono inoltre attività di trekking con il CAI di Piedimonte Matese, la festa degli emigranti, le mostre di presepi. Ricordiamo tra l'altro la collaborazione della Costituzione di Valtelesia, associazione del Prologo della Valle Teresina, la partecipazione alle iniziative nazionali dei Numbri, la costituzione del sito internet per quei tempi davvero all'avanguardia, invidiato da tutte le altre Prologo della zona, l'acquisto di un computer, ma soprattutto la realizzazione dei costumi d'epoca per il corteo storico del periodo ducale di Cerro Grimaldi, 1609-1764. In collaborazione con gli studenti del locale liceo classico, presentati nelle serate culturali dedicate a Slovacca e la sua storia. Ricordiamo ancora l'inaugurazione della sede della Prologo in alcuni locali del Palazzo Ducale, la foto storica del 2000 sulla piazza Municipio con il gonfalone della Prologo ricamato a mano dalla vicepresidente Maria Pia Iscardi, la pubblicazione di libri, opuscoli e materiale pubblicitario legati anche alla festa dell'uva. Anche in questo periodo le migliori edizioni della Festa dell'Uva furono quelle in cui prevalse la collaborazione e la sinergia di tutte le forze, Prologo, Comune, Cantina e l'Associazione Maestri Carraioli, che nel frattempo si era formata. Dopo 8 anni di notevole impegno, la professoressa Gentilcore non si ricandidò e la Prologo fu diretta negli anni seguenti da una serie di giovani presidenti. Grazie.